proposito di anima, vi ho parlato nei giorni scorsi di una pratica molto strana, nuova, che ha catturato la mia attenzione, ovvero, io la traduco così, la lettura dell'anima al pianoforte. Praticamente mi sono imbattuta in questo articolo che raccontava di questo compositore pianista che ti guarda per la prima volta, ti osserva e poi dal nulla si mette al pianoforte, tira fuori la musica che gli viene guardandoti. Una cosa che mi ha veramente impressionato, e quindi io, oltre ad avervene parlato, ho detto no, ma io voglio questo tipo in diretta e forse riusciamo ad averlo. Alessandro, ci sei? Eccoci, buonasera a tutti, ciao. Ciao, ben arrivato a Radio 104. Allora, come hai sentito, io mi sono veramente innamorata di questa tua pratica e ho detto un giorno vorrò farmi leggere l'anima da quest'uomo e vedere che cosa viene fuori. Sono anche un po' spaventata. Quindi raccontami un po' com'è nata questa cosa e riassumi insomma quello che è, perché poi so che tu fai dei seminari in giro, chiamiamoli così, dove appunto leggi l'anima delle persone. Certo, guarda, è nata come un gioco dove io mi divertivo da ragazzo a ritrarre un po' i miei amici, ma l'ho fatto veramente poche volte. Poi a un certo punto mi sono trovato a un seminario con una persona importantissima nel campo della psicologia, della musicoterapia, che è Mauro Scardovelli, il quale poi ha visto in me delle possibilità di usare questo apparente gioco invece per una dimensione molto più profonda. Quindi quello che io faccio è un gioco, quello di raccontare la persona attraverso la musica, ma le implicazioni che poi abbiamo scoperto durante questa pratica sono enormi, e quindi in realtà, oltre che essere un gioco, diventa veramente un viaggio interiore dove la musica può rivelare delle parti di noi che magari noi non sappiamo di avere. Esatto. Abbiamo, ma la musica ce le mostra proprio. Ma ascolta Alessandro, ma ti è mai capitato qualcuno che non si lasciasse leggere dentro? Cioè ti trovi di fronte a una persona e dici ora lo leggo e poi insomma esprimo attraverso il pianoforte che cos'ha nell'anima questa persona. Ti è capitato di non riuscire a leggere? Sì, può capitare, non di non riuscire a leggere, perché si legge sempre, appunto si legge magari la difficoltà, perché la persona che non si lascia leggere o che fa fatica a farsi leggere comunque sta dicendo in qualche modo come si rapporta con il mondo, e quindi io vado a leggere magari quell'eventuale muro, quella difficoltà, però alle volte dietro quel muro, e anzi quasi sempre, si nasconde sempre tantissimo, c'è un giardino dietro quel muro. Ma ascolta, perché sono curiosissima, allora dimmi come si svolge, cioè in pratica, se una persona vuole farsi leggere da te l'anima, che si fa? Beh, intanto mi scrive a una mail che è pianomirroring@gmail.com e c'è un sito, quindi può visitarlo, che dopo lo diremo, lo dico subito, così le persone possono già andare a visitare www.pianomirroring.it, e niente, si mettono in contatto con me e si crea un appuntamento. A quel punto la persona viene da me, la sessione dura circa un'ora e non si parla tanto all'inizio, perché io non devo conoscere la persona, non devo sapere la sua biografia. Il bello di questa cosa è che lo scambio avviene attraverso gli occhi, quindi io guardo la persona mentre sto componendo in diretta una musica che ancora non so, quindi la scopro in diretta, e quindi poi questa musica viene non solo ascoltata ma anche registrata, e quindi poi viene consegnata alla persona, quindi okay. È bello che poi questa musica resta in un supporto. Senti, ti chiedo ancora una cosa, perché qui il tempo scorre velocemente, avrei tanto da chiederti, ma abbiamo pochi secondi, ma non è che ti capita di confondere l'estetica della persona con l'anima, cioè l'aspetto esteriore con quello che invece è l'anima? Ti può capitare? Guarda, è chiaro che su queste parole bisognerebbe spendere lunghi discorsi, no? Estetica, personalità, carattere, anima, sono tutte parole che in realtà non dicono qualcosa di preciso. Molte volte la persona si rivela in un vestito, si rivela in un volto, si rivela in un trucco, in un profumo. Tutto questo fa parte dell'anima, che si esprime in tantissimi modi, anche con un gesto, anche con appunto con un vestito. Okay. Quindi ritrarre una persona con la musica vuol dire anche ritrarre quell'idea che lei ha di sé, per poi magari andare oltre e vedere cosa c'è dietro a questo vestito. Senti, io vorrei ricordare i tuoi prossimi appuntamenti, visto che noi di Radio 104 siamo su tutta la Liguria, tu sarai qua, mi sembra molto presto, perché siamo al 4 giugno, sarai qui quando?
Allora, sono a Genova per la prima volta, tra l'altro, a portare la performance, che è una serata in cui io suonerò le persone in diretta, il 12 di giugno alle 8:30 e il 13 di giugno. Benissimo. E poi farò un seminario a luglio, ma questo poi... Partiamo con il 12 e il 13, partiamo con quelle due date. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo e invito tutti a cercarti, Alessandro Sironi, sui social ci sei, insomma sul web ci sei, e quindi ci farai conoscere qualcosina più di te, va bene? Ti ringrazio. Benissimo, grazie molte. Ciao, 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 ciao.